Firmata una convenzione tra il Parco delle Serre e la Proloco di Mongiana per il supporto al funzionamento del MUFAR. Firmata la convenzione che per il secondo anno disciplina il rapporto di collaborazione della Proloco di Mongiana nella gestione del museo e del sito archeologico della fonderia borbonica. L'accordo prevede il coinvolgimento di giovani mongianesi impegnati nel servizio civile e operatori dell'associazione già formati gli scorsi anni. Da questo weekend il museo e l'area archeologica restano ufficialmente attivi per tutta la stagione 2022. In contemporanea partiranno una serie di iniziative promozionali per aumentare i visitatori a questi straordinari contenitori di storia e cultura. Ci avviamo verso la candidatura alla Carta del Turismo Sostenibile, riconoscimento tutt'altro che semplice da raggiungere, ha dichiarato il commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo. Dunque è necessario abituarsi fin da subito ad alzare il livello degli standard promozionali, i servizi informatici, l'ospitalità, tutto deve conformarsi alle norme previste dalla Comunità Europea. Sui musei e i luoghi di cultura bisogna avviare una politica integrativa coordinata, mettere in rete il sistema, organizzare visite guidate, incentivare la ricerca e gli studi per rendere ancora più interessanti le nostre strutture museali. L'ente parco si farà promotore di un sistema coordinato in tutta l'area vasta delle serre ed è già un piano da sottoporre a un confronto con tutti i soggetti istituzionali dei centri in cui sono presenti i luoghi espositivi. In questo contesto, ha concluso, si colloca la firma della convenzione con la Proloco di Mongiana, una collaborazione tra Ente Parco e Proloco alla presenza del sindaco Francesco Angilletta, necessaria per rendere fruibile e facilitare la gestione del MUFAR, Museo Fabbrica d'Armi, Reali, Ferriere, Borboniche, Parco Archeologico.